Carissimi tutti, un fraterno reciproco saluto di buona Quaresima del Signore Gesù. E Lui invochiamo sulla parola di questa lezione. Signore Gesù, nel Tuo Santo Spirito conduci al Padre anche noi nel deserto dalle nostre eccentricità e invadenze, perché possiamo con Te direttamente da Lui ascoltare la parola di vita per il mondo intero. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Adottando il criterio misto delle due precedenti lezioni, cioè della parola di Dio del tempo liturgico in corso e del vissuto della Chiesa nella società, accogliamo con grande interesse la parola di Gesù in Matteo 6,1-18 sulla elemosina e sul digiuno, che anche quest'anno, 2021, ha avviato la Quaresima. Con la sua luce e la sua grazia possiamo affrontare una delle più gravi problematiche del nostro tempo, cioè degli eccessi di consumo di pochi con conseguenze di morte di molti. Ogni giorno da più parti e per ragioni diverse arrivano richiami e condanne sugli abusi di consumo e sullo spreco di tanti beni alimentari e non solo, e su quanto tristemente consegue di centinaia di milioni di tonnellate di rifiuti tossici che inquinano ogni ambiente vitale e che esigono spese pubbliche incalcolabili per il possibile smaltimento, di malattie tipiche di tali abusi e di fame per milioni di persone, di sperequazioni tra chi fatica a gestire il troppo e chi non dispone di nulla, di immigrazione e emarginazione. Ma più aumentano le retoriche in materia, tanto più il consumo è invocato da economisti quale termometro di sviluppo e quale facile scappatoia per creare posti di lavoro produttivo di ulteriore benessere fisico e ludico. La parola del Signore, con la sua autorevolezza, ispira ed esige una politica davvero sapiente e amante della vita, atta a creare a monte una convivenza umana salutare e fraterna versata su processi di umanizzazione all'altezza della dignità delle persone e delle loro famiglie e comunità, a cominciare almeno dal risanamento dei dissesti provocati in passato, dalla cura delle ferite che abbiamo provocato agli uomini e al creato, dalla restituzione a chi abbiamo impoverito e emarginato. E adesso il testo della parola di Matteo 6,1-18. Gesù si introduce con una esortazione generale alla pratica della giustizia di Dio. Poi passa a dare indicazioni sulle tre note vie della pietà religiosa giudaica verso Dio, cioè la elemosina, la preghiera e il digiuno. Di esse, in questa sede, per ragioni di tempo, dobbiamo limitarci a meditare solo la parola circa la elemosina e il digiuno, che in verità troviamo sempre accompagnate dalla preghiera. Il testo 6.1.2 di introduzione generale. State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Il testo che abbiamo ascoltato fa parte del primo discorso attribuito da Matteo a Gesù, noto come discorso della montagna nei capitoli 5-7. Esso segue alle 7 esortazioni che Gesù introduce con «Io vi dico» rispetto a quanto già detto dalla legge di Mosè,
anche a commento delle beatitudini che fanno da portale all'intero discorso. Gesù solennemente proclama autentica la giustizia solo se vissuta in relazione a Dio. Se ammirata da Lui, che la riconosce giustizia sua in noi. Se è la giustizia che Egli adotta con noi e che noi adottiamo con gli altri. Riprende quanto detto già nella prima esortazione del discorso in 5:20. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Gli scribi e i farisei, per la giustizia, adottavano il criterio della legge mosaica, esaudita o meno. Ma Gesù la trova insufficiente se staccata da Dio, sua fonte, è giusto oltre ogni legge. Staccata da Dio era la giustizia del fariseo che nella parabola di Gesù riferita da Luca 18 nel tempio in piedi prega: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto ciò che possiedo». Egli, cioè, si confronta solo con la legge. Il pubblicano invece si confronta con Dio e non osando alzare gli occhi e battendosi il petto supplica: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Gesù in Matteo 23:23 denuncia scribi e farisei apertamente. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto, sul comino e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. All'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Dio infatti si rivela giusto nella sua misericordia, secondo la sua libera volontà di bene e di amore verso chiunque non vive, fosse anche a causa del suo peccato. E si manifesta pienamente giusto nel dono tutto misericordia del Figlio Gesù. È appunto Gesù che in Atti 3:14-15 Pietro, dopo il grande evento del dono dello Spirito Santo, proclama il giusto. È davanti agli ebrei riuniti presso il Tempio. Voi avete rinnegato il santo e il giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio lo ha risuscitato dai morti. La giustizia del Padre si manifesta in Gesù risorto. Per il Padre è giusto che egli sia risorto e che faccia risorgere da ogni morte. Già all'inizio della sua missione, in 3:15, sempre di Matteo, Gesù a Giovanni Battista, che vorrebbe essere da lui battezzato anziché battezzarlo, risponde: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Quella cioè per cui Gesù si fa carico di tutti i nostri peccati. Sicché poi, in 21:32, del Battista, che nel frattempo ha maturato la giusta comprensione della giustizia, Gesù può dire ai maestri della legge di Mosè: «È venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete creduto. I peccatori pubblici, invece, le prostitute, gli hanno creduto, cioè hanno creduto che Dio si rivela giusto guarendo dal peccato». In 5, 6, 10 Gesù, iniziando il discorso della montagna, dichiara beati del regno gli assetati di questa giustizia, anche se perseguitati per essa, e prosegue in 5, 43 esortando ad amare i nemici,
come Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Nella parabola che poi racconta in Matteo 20, tale beatitudine sperimentano gli operai che hanno trovato lavoro solo all'ultima ora. Essi infatti dal padrone della vigna che li ha chiamati sono pagati come coloro che hanno lavorato sin dalla prima ora. E il padrone, rinfacciato da questi come ingiusto, risponde: «Io voglio dare anche a questo ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Appare chiaro che la giustizia di Dio, rappresentato nella parabola dal padrone della vigna, trova la sua fonte e il suo criterio non nel calcolo matematico ore salario, ma nella sua volontà di bene per chiunque ha bisogno. È questa sua giustizia che egli affida a noi anche con la elemosina e il digiuno. Il Nuovo Testamento ripete spesso una frase per dire ciò che Dio ritiene giusto, cioè ciò che piace è gradito a Lui. Gesù stesso di sé dice: «Io faccio sempre quello che piace al Padre», Giovanni 8,29. E Paolo in Romani 12,2, con ciò che piace a Lui identifica ciò che è buono e perfetto, la sua volontà. Ebbene, Gesù nel nostro testo ammonisce che tale giustizia di Dio nel divenire nostra e gradita a Lui non può di conseguenza essere praticata davanti agli uomini per essere da essi ammirati, altrimenti dal Padre non avremo ricompensa. Mi stono. Il veto non cade su davanti agli uomini, ma sulla ricerca di ammirazione da parte degli uomini. Anzi, in 5,14-16, Gesù a tutti i discepoli aveva dato la missione pubblica: «Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, ma perché vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli». La glorificazione non è qualcosa di nostro dato a Dio, ma è il riconoscimento dello splendore della sua bontà. Cercare l'ammirazione per noi sarebbe un furto e un falso, oltre che una strumentalizzazione delle opere di Dio. Purtroppo, la nostra umana debolezza è tale che possiamo pervenire a tali empie perversioni e falsificazioni, attentando persino a ciò che è di Dio. Gesù lo sa e premurosamente ci avvisa e ci sostiene nel mantenere ciò che è pienamente retta la nostra intenzione. Anche la ricompensa che da Lui riceviamo non è esterna alle buone opere, quasi un premio o un acquisto, ma è il frutto stesso e la gioia della sua giustizia che ci è stato concesso di praticare. Anzi, è Dio stesso che ci fa dono di operare in Lui. Ciò premesso, Gesù passa a illuminarci come applicare tale ammonimento in tre opere che rientravano già nella giustizia e pietà del popolo giudaico. Così esse si trovano richiamate insieme in Tobia 12,7. «Fate ciò che è bene, e non vi colpirà alcun male. È meglio la preghiera con il digiuno e l'elemosina con la giustizia». Passiamo quindi a considerare l'elemosina e il digiuno, fermo restando che esse stesse, come vedremo, esigono che noi restiamo in preghiera davanti a Dio. Primo, la elemosina.
Matteo 6:3-4. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nella sinagoga e nelle strade per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. C'è la eco del testo di Proverbi 19:17. Chi ha pietà del povero fa un prestito al Signore che gli darà la sua ricompensa. E anche di Tobia 4:11. L'elemosina per tutti quelli che la compiono è un dono prezioso davanti all'Altissimo. L'elemosina in due versetti è citata ben tre volte, quindi è al centro dell'attenzione. Cerchiamo di comprendere quale sia la vera ragione della esortazione di Gesù. La sua intenzione non è solo che evitiamo un peccato di vanità o che non perdiamo la ricompensa dell'elemosina. Gesù raccomanda che sia compiuto secondo la intenzione di Dio Padre e compiuta secondo le modalità che il Padre vorrebbe vedere, sin da riconoscerla opera sua in noi, e non solo perché quanto doniamo in elemosina lo riceviamo da Lui, ma perché è il Padre, il misericordioso, l'eleemon, sorgente di ogni elemosina. In tal senso, il peccato, più che di vanità, finisce per essere di empietà in quanto abuso di ciò che è di Dio. Già il termine elemosina, trascrizione in italiano del greco eleemosune, è un ampliamento di eleos, che significa misericordia. Nella versione greca dell'Antico Testamento ricorre ben 400 volte e traduce in genere la stupenda Chesed di Dio. Chesed è un insieme di grazia, di benevolenza e di compassione. Come d'altra parte, elemosune in alcuni altri testi traduce la tzedakah di Dio, cioè la giustizia di Dio, per esempio in tre testi di Siracide. Vengono perciò a coincidere grazia, misericordia e giustizia, cioè Dio nella sua grazia trova giusto fare misericordia. Pertanto la elemosina è una espressione della misericordia che per il Dio è giustizia. Dio la consegna agli uomini perché la vivano in rapporto agli altri. Si spiega allora che il popolo di Dio, sin dalle sue origini, abbia considerato l'elemosina elemento portante dell'alleanza con Lui. In seguito, anche la legge di Mosè ha trovato modo di inglobarla nella sua normativa di alleanza, non trovando contraddizione di tradurre in obblighi una opera di per sé gratuita. Obbligo e gratuità possono stare insieme. La prassi dell'elemosina nel popolo di Dio era continua e pervasiva, anche perché la società ebraica, come tutte le società antiche, non era di pari e uguali, ma di potenti e ricchi e padroni da una parte e poveri e sudditi o addirittura schiavi dall'altra. Senza contare gli orfani, le vedove, i forestieri, gli storpi, i ciechi, che Dio dichiara diletti suoi e che affida alla cura da parte dei fratelli. Così in Esodo 22, in Deuteronomio 24, in Levitico 19... Commovente la raccomandazione di Ecclesiastico 4:10.
Sii come una madre per l'orfano e come un marito per la madre, e sarai figlio dell'Altissimo, e Dio ti amerà più di tua madre. Citiamo due esempi di come anche la gratuità dell'elemosina ai poveri veniva legiferata. Il primo esempio è in Deuteronomio 15. Il testo richiama la istituzione dell'anno sabbatico con questi termini. Alla fine di ogni 7 anni celebrerete la remissione. Ecco la norma di questa remissione. Ogni creditore che detenga un pegno per un prestito fatto al suo prossimo lascerà cadere il suo diritto, non lo esigerà dal suo prossimo. E bada bene che non entri in cuore questo pensiero cattivo. È vicino il 7° anno, l'anno della remissione, e il tuo occhio sia cattivo verso il tuo fratello bisognoso e tu non gli dia nulla. Egli griderebbe al Signore contro di te e un peccato sarebbe su di te. La remissione più consolante era nei confronti degli schiavi, ricordando fra l'altro che si era stati schiavi in Egitto. Esodo 15. Queste norme diventano ancora più articolate e obbliganti nell'anno sabato dei sabati, 7 volte 7 anni, cioè nell'anno giubilare illustrato in Levitico 25. Il secondo esempio è in Deuteronomio 24. Prescrive alcuni atti molto fini di misericordia, tipo: nessuno prenderà impegno nelle due pietre della macina domestica, nella pietra superiore della macina, perché sarebbe come prendere impegno la vita. Quando presterai qualsiasi cosa al tuo prossimo, non entrerai in casa sua per prendere il suo pegno. Se quell'uomo è povero, non andrai a dormire col suo pegno. Dovrai assolutamente restituirgli il pegno al tramonto del sole, perché egli possa dormire col suo mantello e benedirti. Quando facendo la mietitura nel tuo campo vi avrai dimenticato qualche mannello, sarà per il forestiero, per l'orfano e per la vedova, perché il Signore tuo Dio ti benedica in ogni lavoro delle tue mani. E così era anche per la raccolta degli ulivi e per la vendemmia. Infine, nella pienezza dei tempi, Gesù è la piena rivelazione e della elargizione della elemosina misericordia del Padre nel dono di se stesso. In tal senso, la tradizione di fede ha sempre ritenuto che Gesù, nel Samaritano di cui la parabola di Luca 10:4 seguenti, abbia inteso rivelare se stesso, che si fa prossimo a un giudeo percosso e derubato, donando tempo, cure e denaro, dopo che un sacerdote e un levita ebrei hanno pensato di non essere obbligati dalla legge a soccorrerlo. Se il samaritano è Gesù, diventa quanto mai significativo che a riconoscerlo tra i tre come prossimo, l'unico l'avente elemosina misericordia, sia proprio un dottore della legge, che gli ha chiesto chi sia da intendere nostro prossimo. Gesù è più che legge a se stesso nel fare la elemosina. Nei medesimi capitoli 2-5 di Atti, illuminante è in merito il vissuto della prima comunità cristiana di Gerusalemme. All'interno del dono che Gesù fa di sé nel pane spezzato, essa istituisce sin dal principio la prassi di mettere in comune i beni per i poveri, guardandosi dal peccato in cui cadde la coppia Anania e Saffira. Peccato paradossale,
nel fare l'elemosina per essere lodati dalla gente. Questa coppia voleva fare credere che aveva versato agli apostoli tutto il ricavato della vendita dei beni e invece aveva trattenuto una parte di esso per sé. Anche Paolo, in 1 Corinti 11, testimonia la prassi di far eseguire al mangiare la cena del Signore la cena comune insieme benestanti e nulla tenenti. E in 1 Corinti 16 prevede che la famosa colletta da lui avviata nelle chiese cristiane della diaspora a vantaggio della chiesa povera di Gerusalemme avveniva durante l'assemblea della domenica giorno del Signore. Scrive infatti: riguardo poi alla colletta in favore dei santi, ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi metta da parte ciò che è riuscito a risparmiare. E in Romani 15, 23, 27 definisce la colletta un liturgizzare, cioè un rendere un servizio sacro a Dio nei fratelli. Scrive infatti: ora vado a Gerusalemme a rendere una diaconia ai santi. È parso bene infatti alla Macedonia e alla Caia di fare una colletta per i santi di Gerusalemme e liturgizzare per essi. Nei due capitoli che ad essa colletta dedica in 2 Corinti 8-9, Paolo evidenzia anche lo spirito e la modalità della colletta cristiana. Essa è una grazia concessa da Dio, da collegare alla charis, grazia del Signore nostro Gesù Cristo, che da ricco che era si è fatto povero per noi, perché diventassimo ricchi della sua povertà. Anzi, in 9:5-7 raccomanda che sia pronta come benedizione, eulogia di Dio stesso, il quale ama il donatore gioioso. Del resto Dio ha il potere di fare abbondare in voi ogni grazia, perché avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Ed è per la gloria del Signore, 8:19, per cui in 9:15 chiude la dossologia: grazia a Dio per questo suo ineffabile dono. Va data spontaneamente, con ogni generosità, deve creare eguaglianza senza che alcuno cada nella indigenza. E adesso vediamo alcuni frutti attribuiti alla elemosina, frutti che risalgono a Dio. Leggiamo infatti in Tobia 4:7-11: nel fare l'elemosina il tuo occhio non abbia rimpianti, non distogliere lo sguardo da ogni povero, e Dio non distoglierà da te il suo. Se hai poco, non esitare a fare elemosina secondo quel poco, così ti preparerai un bel tesoro per il giorno del bisogno, perché l'elemosina libera dalla morte e impedisce di entrare nelle tenebre. Infatti, per tutti quelli che la compiono, l'elemosina è un dono prezioso davanti all'Altissimo. E il testo, sempre di Tobia 12:6, attribuisce all'angelo Raffaele questa raccomandazione alla casa di Tobbi e Tobia suo figlio: fate conoscere a tutti gli uomini le opere di Dio, come è giusto, e non esitate a ringraziarlo. L'elemosina salva dalla morte e purifica da ogni peccato. Ed è a tutti nota la parabola che Gesù in Luca 16 racconta di un ricco epulone che lascia affamato un certo povero Lazzaro
e come tale suo egoismo gli valga la perdizione eterna, mentre Lazzaro è accolto nel seno di Abramo. Più noto ancora è il testo Matteo 25, in cui Gesù afferma che entra da benedetto nel regno dei cieli chi ha soccorso i bisognosi di ogni genere, nei quali egli stesso si dichiara presente. In seguito, il rabbino Abinne del 325 d.C. scrive che accanto al povero che bussa alla porta c'è Dio che remunera il donatore. Se l'elemosina da Dio viene e a Dio rende grazie, si spiega che, detto in modo proverbiale, neanche la sinistra deve sapere quello che fa la destra, cioè non dobbiamo compiacerci neanche con noi stessi, ma solo a Dio dobbiamo piacere. Scriva la lettera agli Ebrei, capitolo 13. Quanto alla beneficenza e alla messa in comunione delle risorse, è da sacrifici del genere che Dio trae piacere. Dio vi renda atti ad ogni sorta di bene per fare la sua volontà. Faccia in noi quello che gli piace. Dio si compiace in noi con il criterio col quale, secondo Matteo 3,17, si è compiaciuto nel Figlio suo, Gesù, quando ha iniziato la sua missione di bene. In te ho posto la mia compiacenza. Alla luce di questi dati, il segreto in cui Gesù raccomanda di fare l'elemosina e nel quale il Padre la vede, non va inteso come esclusione della sua dimensione pubblica e comunitaria, fra l'altro prevista perché legiferata e istituzionalizzata, ma va inteso come la dimensione della nostra intenzionalità che decide del gradimento o meno a Dio della nostra elemosina. Dio vede in essa, per riconoscerla, espressione non falsificata della sua misericordia e così compensarla. E passiamo al digiuno. Il testo sul digiuno 6, 16, 18. E quando digiunate, non diventate melanconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per fare vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Da notare che Gesù suppone che il digiuno costituisca già una pratica religiosa dei giudei ai quali sta rivolgendo il discorso della montagna. Da parte sua li esorta a vivere e quindi anche a comprendere il digiuno in relazione diretta con Dio Padre, per come il Padre lo vede all'interno di noi stessi, cioè come via di penitenza per i peccati e come disponibilità alla sua volontà di bene per gli altri. Se è vero che egli né qui né in alcun altro testo esorta a digiunare, è anche vero che Gesù lo accetta purché vissuto davanti al Padre. Egli stesso, come riferiscono tutti e tre i Vangeli sinottici, ha introdotto la sua missione digiunando nei 40 giorni e notti in cui è stato con il Padre nel deserto a pregare per accogliere questa missione da lui. Il diavolo avrebbe voluto approfittare della sua fame conseguente per tentarlo a sfamarsi da sé cambiando alcune pietre in pane.
E nella risposta Gesù cita Deuteronomio 8:3 che invita a nutrirsi del pane che viene dalla parola di Dio. Sia il Padre a sfamarlo con la sua parola. In seguito, anche alla comunità di Gesù nata ad Antiochia di Siria dalla comunità di Gerusalemme, in Atti 13 testimonia che, ecco testualmente, mentre i profeti e maestri di essa stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Quindi anche in questo caso il digiuno unito a preghiera, probabilmente alla preghiera liturgica della comunità, introduce alla missione di Dio nello Spirito Santo. Appare chiaro pertanto che Gesù e poi la sua comunità con lui comprende il digiuno non come una pratica religiosa valida in se stessa, ma nella relazione tra sé figlio che digiuna e il padre per il quale digiuna e a cui si affida nella missione. Significativo che in Matteo 9:14-15 Gesù confermi di non avere dato ai suoi discepoli la regola del digiuno come ha fatto il Battista con i suoi discepoli, e ne dona anche la ragione, chiarendo che essi discepoli digiuneranno al culmine della sua missione quando egli sarà loro strappato dalla crocifissione. Pertanto Gesù non motiva il digiuno con una delle tante ragioni umane che la storia del digiuno vanta: ragioni di salute, di controllo razionale degli appetiti, di formazione alla virtù, di estetica o addirittura per qualche concezione filosofica o scientifica del corpo umano all'interno della persona tutta, e tantomeno con una concezione negativa o riduttiva del corpo, secondo qualche cultura o religione spiritualista o gnostica del mondo orientale ed ellenistico circostante, come attestata da Paolo in Colossesi 2, in Galati 4 e in Timoteo, prima Timoteo 4. Il fatto stesso che egli, figlio del Padre, sia divenuto carne, come ribadiscono soprattutto gli scritti attribuiti a Giovanni, e che nel corpo carnale sia anche risorto, come insiste Paolo nelle sue lettere, esclude ogni ipotesi del genere. Piuttosto dobbiamo supporre che Gesù, circa la concezione dell'uomo e del suo corpo, segua la parola di Dio che trova nell'Antico Testamento. Essa rivela una intima, inseparabile unità della dimensione corporea con cui l'uomo appartiene all'universo e della sua dimensione spirituale di cui Dio lo vivifica col suo spirito. Unità personale di un unico soggetto. Pertanto, il digiuno di Gesù e quello previsto nelle Sacre Scritture riguarda tutto l'uomo, anche se più tangibile a livello di corpo e di cibo. Prova ne sia che nell'Antico Testamento equivalente di digiunare è la espressione umiliare l'anima, cioè se stesso. Il digiuno rientrava nel rito della umiliazione di se stesso davanti a Dio. Così in Isaia 58 è chiesto il giudizio del profeta sulla vicinanza di Dio precisamente con questa domanda: perché digiunare se tu non lo vedi? Umiliare l'anima se tu non lo sai? E nel Salmo 35 il salmista collega la espressione umiliare l'animo con digiuno, quando lamenta di non essere ricambiato da coloro a cui ha fatto del bene.
Ma io, quando erano malati, vestivo di sacco, mi umiliavo nell'anima col digiuno. Valga ancor più che tale espressione in Levitico 16 indica la penitenza che il popolo praticava il grande giorno della espiazione dei peccati, noto come Kippur. Ciò non toglie che il digiuno nella Bibbia possa essere motivato da circostanze di vita umana, così il digiuno che in 2 Samuele 1 è indetto da Davide per la morte del re Saulo e del figlio Jonathan caduti in guerra per mano dei Filistei. Del digiuno vissuto dall'uomo nella sua totalità in relazione a Dio e al prossimo, proviamo ora a rivisitare alcune testimonianze presenti già nell'Antico Testamento, sia digiuno pubblico che digiuno privato. Cominciamo dal digiuno pubblico. I testi attestano il digiuno pubblico sia obbligatorio il giorno del Kippur che quello che veniva praticato in caso di calamità grave per il popolo. La relazione con Dio appare dal fatto che era sempre unito a preghiera e accompagnava o la confessione pubblica dei peccati come segno di penitenza e di disponibilità a tornare al Signore, o la richiesta di una grazia per il popolo, per esempio di essere liberati dai nemici, o addirittura di ottenere la vittoria su di essi. Così, Esodo 34:28. Dopo il famoso peccato del vitello d'oro da parte del popolo nel cammino nel deserto verso la Palestina, connivente anche Aronne, Mosè rimase con il Signore 40 giorni e 40 notti senza mangiare pane e senza bere acqua. Egli scrisse sulle tavole le parole dell'alleanza, le 10 parole. Tale fatto è ripreso anche in Deuteronomio 9. Secondo testo, Giudici 20. Esso riferisce che verso il 1100 un esercito di israeliti, raccolto tra le tribù per punire il delitto di abuso su una giovane sposa da parte di alcuni beniaminiti di Gabbaa, sino a farla morire di sfinimento, prima di combattere per la terza volta, salirono a Betel, piansero e rimasero davanti al Signore e digiunarono quel giorno sino a sera e offrirono olocausti e sacrifici di comunione davanti al Signore. Terzo testo, 1 Samuele 1. Samuele, verso il 1050, per difendere il popolo ebraico dai filistei, lo convoca e così lo esorta. Radunate tutto il popolo a Mizpa, perché voglio pregare il Signore per voi. Si radunarono pertanto a Mizpa, attinsero acqua, la versarono davanti al Signore, digiunarono in quel giorno e là dissero: abbiamo peccato. Quarto testo, Esdra 8. Secondo il testo, un gran numero di famiglie esiliate affide al Signore il viaggio di rientro da Babilonia con preghiere e digiuno. E Neemia 9 narra che gli israeliti tornati dall'esilio babilonese, per riprendersi, si radunarono per un digiuno, vestiti di sacco e coperti di polvere, in piedi confessarono i loro peccati e le colpe dei loro padri. Si alzarono in piedi e lessero il libro della legge del Signore. Anche il testo di Daniele 9. Con preghiere e suppliche, con il digiuno, veste di sacco e cenere, e confessione al Signore dei peccati di tutti, Daniele cerca un responso su come intendere i 70 anni della profezia di Geremia